infatti che cosa ha comportato? Ha comportato che da dicembre 2006 noi siamo arrivati a ottobre 2008, quindi siamo a 2 anni di distanza, e il nostro piano regolatore di fatto non ha concesso, non ha permesso che si realizzasse alcun metro cubo di tutto. Risalgono al 1993. Allora a questo punto qual è la proposta da parte della CAP? Noi ci siamo preoccupati un po' di sentire, ci siamo preoccupati di contattare operatori, contattare proprietari, contattare la gente che aspetta attraverso la formazione delle cooperative, attraverso l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finalmente un tetto sopra la propria testa. Cosa che credo non sia stata fatta in maniera concreta in altre circostanze. E qual è la nostra proposta? Cioè noi sostanzialmente incardiniamo la nostra proposta in quella che è la norma, le norme tecniche di attuazione del nostro piano regolatore. Leggo per evitare di essere impreciso in alcuni passaggi. Noi abbiamo un articolo 222, il quale dice al comma 2, i piani esecutivi di iniziativa privata per poter essere inseriti nel PPA di cui all'articolo 3.1 delle presente norme dovranno contenere l'esatta individuazione della quota di edilizia economica e popolare definita come sopra, cioè come 40%, come 70%, e le relative convenzioni, quelle di comparto, dovranno contenere l'impegno alle eventuali realizzazioni o cessioni. Allora, noi riteniamo che comunque che l'amministrazione, tanto è vero che la legge lo consente, che l'amministrazione abbia la facoltà di procedere alla realizzazione di quella quota parte del 40% di edilizia residenziale pubblica a mezzo di regolare sprovo, perché questo è la legge. Però la cosa che l'amministrazione non fa e che di fatto rende inattuabile questo primo step, questo primo passaggio di per sé legittimo, tenendo presente, signori, che l'amministrazione, e parlo per sentito dire dalla bocca del nostro sindaco, nell'ultimo consiglio comunale di luglio di quest'anno, l'amministrazione comunale di Montola ha la capacità di indebitarsi per 10 milioni di euro, quindi avrete tutta la possibilità di far ricorso ai mutui fondiari, ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della legge 847 del 64, che è una legge che consente ai comuni di contrarre mutui per acquisire i suoli necessari per la realizzazione del 40% di edilizia pubblica da ristorare, da pagare, così come prevede la legge oggi, al giusto valore di mercato, valore denaro di mercato. Solo in questo modo la collettività, attraverso diciamo, quelle che sono le contribuzioni sugli oneri, sui mutui, sui fondi perduti in un secondo momento, può intervenire a favore delle famiglie e meno ambienti, ma nello stesso tempo attraverso il pagamento del giusto valore di mercato viene incontro a quelli che sono i legittimi diritti dei proprietari. Questa l'amministrazione non l'ha voluto fare, anzi ha pensato di ricorrere a queste linee guida che di fatto si sono dimostrate inattuabili non perché l'abbiamo detto noi in campagna elettorale, non perché l'abbiamo detto noi nei comizi e da ultimo anche in questo momento, ma perché la stessa gente, gli stessi proprietari, tutti quanti che di fatto non hanno ritenuto accettabile una proposta, una pianificazione di questo genere. Allora, a questo punto, qual è il programma del Partito Democratico? Noi ci proponiamo sostanzialmente di avere un obiettivo primario, visto che non è percorribile per una mancata scelta dell'amministrazione procedere all'esproprio e di realizzare la logica come la classica zonizzazione 167. Noi riteniamo che l'obiettivo primario è quello di consentire agli aventi diritto l'accesso alla casa. Questo chiaramente a prezzo contenuto, a prescindere dalla procedura, cioè noi non ci formalizziamo su quello che deve essere il percorso, se deve essere edilizia agevolata, se deve essere edilizia convenzionale. Noi ci occupiamo di raggiungere un fine. Quindi quello che deve essere l'obiettivo giustifica anche il mezzo, che chiaramente non può essere al di fuori di quella che è la norma. Il nostro è un mezzo che riteniamo ampiamente legittimo. Questo che la significa? La procedura, cioè, a prescindere dalla procedura di esecuzione scelta, sulla scorta delle determinazioni regionali, che la regione stabilisce con cadenza biennale, quelli che devono essere i costi dell'edilizia agevolata e convenzionata, diciamo
la realizzazione di case che dovranno effettuarsi nel rispetto delle linee di indirizzo appunto regionali, sia come prezzo finale che come, diciamo, norme per cosiddetto abitare sostenibile. Questo che cosa vuole essere? Qualcosa ha già accennato il consigliere Costantino. Noi ci preoccupiamo sì di indirizzare verso una procedura che dia sfogo alle aspettative, che dia il risultato di una casa a prezzo contenuto secondo quelli che sono i parametri che andrà, che esprime e che determina con la cadenza biennale, dicevo, la regione, ma nello stesso tempo qualificando questi interventi con il cosiddetto abitare sostenibile. La procedura quale dovrebbe essere, secondo noi, visto che il fine e l'obiettivo è questo? È consentito ai proprietari, e noi questo percorso lo ricagliamo da quella che è la norma che prima avevo letto, cioè io prima avevo letto che cosa? Che è consentito, le relative convenzioni dovranno contenere l'impegno alle eventuali realizzazioni o cessioni. Noi diciamo questo. È consentito ai proprietari, nell'ambito della valorizzazione di iniziativa privata, di cedere la quota parte del 40% dell'edilizia residenziale pubblica al prezzo reale di mercato. A chi? Alle cooperative, composte da soci aventi diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia titolare, individuati per mezzo di bando pubblico promosso dall'amministrazione comunale, in subordine a imprese costruttrici per l'edificazione di edilizia di tipo convenzionale. Ovvero, se questo, diciamo, non si realizza, quindi una scala gerarchica di priorità, realizzare direttamente gli stessi proprietari anche a mezzo di terzi, con l'obbligo però di vendere agli aventi diritto scelti dall'amministrazione comunale a mezzo di regolare bando con il prezzo vincolato da convenzione. Quali sono i vincoli da porre? Perché normalmente noi siamo, come si dice in italiano, fatta la legge, troviamo subito le scamotage per aggirare lo Stato, ma è nostra prerogativa, è nostro interesse che quelli che devono essere gli obiettivi da raggiungere non vadano ad essere aggirati a danno sempre dei meno contributi, diciamo di quelli che sono meno tutelati.